Benvenuti, vi pregherei di mettersi a sedere, non stare in piedi perché non sarebbe neanche consentito a piedi, ragione di sicurezza. Allora, do il benvenuto a voi, do il benvenuto al regista Salvatore Sè, la Fondazione Banca del Monte di Lucca che rappresento si occupa di cinema, cosa rara per le fondazioni bancarie, da alcuni anni, grazie alla presenza della nostra Commissione Cultura, di rappresentanti della famiglia Bascito che vivono a Lucca, in particolare il fratello di Michele, che è Vincenzo Bascito, che ci ha aiutato per le conoscenze che ha nel mondo del cinema. Il progetto il nostro progetto sul cinema si svolge sotto il logo Lucca Effetto Cinema, che è condotto insieme ad alcune associazioni cinefiche lucchesi e ad alcune professionalità del mondo del cinema presente a Lucca con un duplice obiettivo. L'obiettivo è quello di far incontrare a Lucca, come già è successo, già abbiamo fatto, tutti i cineasti che sono sparsi per il mondo di origine lucchese. Lo scopo è di farli litigare, farli discutere, farli scambiare le rispettive esperienze e anche fare trovare loro occasioni di lavoro nel momento stesso che si incontrano. Lo scopo preminente poi è quello di aiutare la città di Lucca a ritornare al gusto dello specifico film. Le attività che finora abbiamo svolto sono cominciate con la pubblicazione di due libri, uno su il cinema in Versilia, 100 anni di cinema, ed uno sul cinema a Lucca, di cui abbiamo finito l'edizione ed è in ristampa, ve la faremo avere. Questi due libri li regaliamo al regista Salvatore, se sono libri scritti da due mani, da un urbanista e da uno esperto di cinema, che parlano dei luoghi lucchesi che sono stati sette dei film della storia del cinema. Oltre a questi due libri abbiamo pubblicato anche un libro su intitolato Cinema Riscoperto, perché abbiamo riscoperto effettivamente una pellicola mai presentata e l'abbiamo ricostruita di un film che aveva come luogo di come set Viareggio, la Versilia e attori e attrici locali. Questa è un'attrice del tempo che era una pellicola relativa alla guerra. Da queste pubblicazioni è nato questo interesse sul cinema intorno che ha fatto capo la fondazione. Facciamo oggi dei corsi di specializzazione. Poi nel secondo anno che facciamo un corso di sceneggiatura coordinato da una regista che si chiama Cristina Cucinelli, abbiamo un corso di doppiaggio e spiegheraggio coordinato da un attore che si chiama Alessandro Bertolucci, facciamo poi una volta all'anno nella quarta edizione una notte sul cinema dove oltre 100 comparse volontarie e diretti da professionisti ripetono per le strade di Lucca e per i bar e gli alberghi e gli esercizi commerciali per un giorno e una notte le scene vive dal vivo dei principali film
facciamo alcuni gemellaggi con piccoli festival del cinema spazio per il mondo. E cosa ci portiamo? Ci portiamo alcune produzioni che abbiamo fatto in questi 2 o 3 anni qui a Lucca. Un documentario e 3 lungometraggi che abbiamo fatto con i fondi della fondazione e con registi di origine lucchese. E da tutto questo è nata poi una serie di incontri, dibattiti e soprattutto proiezioni, perché poi in fondo il cinema, più che un discorso, è una rappresentazione, quindi questa sala è testimone di ripetute proiezioni e la sede di Cineforum lucchesi che la usano per presentare per l'Europa, per i loro film. Un grazie particolare ai comici in game per le cose buone che fanno.